adesso questa nostra bellissima giornata, questa giornata in cui ci siamo ritrovati tutti qui a continuare la vostra lotta, lotta che sarà ancora dura e difficile, questa lunga giornata è finita. Io forse ho filato forte stocco dalle mie forze a stare per 4 ore qui a presentare gli altri, forse non ho più l'età per farlo, però non mi importa, anche quando le mie forze cominceranno a scemare ed io non potrò più sollevare, come ho sempre fatto, in alto questa mia agenda grossa, questa nostra agenda grossa, a me non importa, perché io oggi so che ci saranno degli altri, ci sarete voi che potrete continuare a sollevare in alto questa agenda, come voi, proprio insieme, abbiamo fatto camminare sulle nostre gambe le idee di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Quando anche le mie gambe diventeranno più deboli, ci sarete voi che continuerete a farlo. Io, la mia speranza, voi lo sapete, era morta. Io sono stato per 10 anni senza più parlare, senza più incontrare nessuno. Ero stato preso dallo sconforto, dalla... pensavo che tutto non potesse cambiare. Poi ho ricominciato a parlare e ho ricominciato a parlare per rabbia. Era solo la rabbia che mi teneva in piedi, per la rabbia che ancora adesso mi tiene in piedi. Però adesso non c'è più quella, adesso c'è anche la speranza, perché io ho capito oggi che cos'era la speranza di Paolo, che nell'ultimo giorno della sua vita poteva scrivere: sono ottimista. E che cosa significa essere ottimista per una persona che sa di essere uccisa, sa che è arrivato a Palermo il carico di esplosivo, di Semitex, l'esplosivo usato dai militari, dai servizi segreti, dell'esplosivo che lo ucciderà. Che cosa significa la speranza per un uomo che sa di dover morire? Io ci ho messo 20 anni a capirlo. Ci ho messo 20 anni a capirlo, perché ancora una volta avevo sbagliato. Come fu il mio egoismo che mi spinse lontano da Palermo ad andarmi a cercare un futuro, un posto per la mia famiglia, per i miei figli lontano da Palermo, e devo così essermi lasciato alle spalle tutto quello, e poi invece improvvisamente mi tornò tutto sulle spalle quando il 19 luglio mi chiamò mia moglie e mi disse: corri, che c'è stato un attentato a Palermo. Io non ebbi nessun bisogno di correre, perché sapevo che cosa, tutti sapevamo che cosa sarebbe successo. E come per egoismo me ne ero andato da Palermo, avevo potuto perdere la speranza, perché ancora una volta la mia speranza era stata egoistica. Io speravo di riuscire io a vedere la verità, a conoscere la verità, a vedere almeno la verità giudiziaria. Speravo di riuscire a vedere nel corso della mia vita. Oggi so che non riuscirò a vederla. Troppo forti sono gli ostacoli che si frappongono sulla via della verità, sulla via della giustizia. C'è anche quello che dovrebbe essere il garante della nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica, calpesta la nostra Costituzione, se pone il macigno più grande sulla strada della verità e della giustizia, sollevando questo conflitto di attribuzione nei confronti di magistrati di Palermo. Perché? Per cosa? Se i magistrati di Palermo hanno agito secondo la legge, se i magistrati di Palermo non hanno fatto trapelare neanche una riga di quelle intercettazioni, del Presidente della Repubblica, ha paura perché forse esprime dei giudizi che non dovrebbe esprimere. Vedete, a me non importa di sapere che cosa ha detto il Presidente della Repubblica in quelle intercettazioni. Probabilmente avrà anche parlato di alcuni parenti di vittime della mafia che Mannino gli raccomandava di mettere a tacere. Può darsi che sia successo anche questo,
non lo so, può darsi che sia successo, ma a me non importa, vedete, perché a me mi abbatta da parte della Presidenza della Repubblica essere stato escluso dai parenti di Paolo Borsellino nel momento in cui il 19 luglio ha mandato un messaggio all'ANM in cui i parenti di Borsellino erano semplicemente la moglie e il figlio, e basta. Non c'eravamo più io né Rita né Salvatore Borsellino, noi non siamo più parenti di Paolo. Mi basta questo, cosa altro mi posso aspettare di sentire dall'intercettazione, da queste intercettazioni, che il Presidente della Repubblica, manifestando proprio panico a che vengano conosciute, cerca di impedire in ogni momento che vengano rese pubbliche. Non saranno rese pubbliche, purtroppo la consulta li potrebbe rendere pubblico soltanto lo stesso Presidente della Repubblica se decidesse di fare quel passo che forse gli riacquisterebbero credibilità, nel senso di dire, di rendere pubbliche queste intercettazioni. Questo dovrebbe fare per farci scordare tante cose che avrebbe dovuto fare nel corso del suo settennato e che non ha fatto, tanti decreti legge che ha firmato e che non avrebbe dovuto firmare. Forse per riacquistare oggi un minimo di credibilità dovrebbe rendere pubblico delle intercettazioni, in maniera tale che, come dicevo all'inizio di questa giornata, venisse fugata anche il minimo sospetto da ognuno dei cittadini italiani che quelle intercettazioni potessero contenere cose anche non penalmente rilevanti, ma che non dovrebbero essere pronunziate da un Presidente della Repubblica. A me, ripeto, non importa. Avete visto, ve l'ha raccontato Sonia, che cosa ha fatto il Presidente della Repubblica nella nostra agenda rossa. Non l'ha neanche presa in mano, l'ha fatta prendere dal suo assistente, non ha voluto neanche, non ha aperto neanche la prima pagina. Sonia gli aveva detto, c'è una dedica del fratello di Paolo Borsellino, e allora proprio per questo non l'ha guardata, non l'ha voluta guardare, perché il Presidente della Repubblica è un Presidente della Repubblica che purtroppo dà ascolto a imputati, a allora indagato, oggi imputati, come Nicola Mancino. Se dobbiamo credere a quello che dice il suo consulente giuridico, ha anche assicurato la sua benevolenza all'imputato Mancino, all'indagato Mancino. Quindi che cosa mi posso aspettare dal Presidente della Repubblica che mi ha escluso dal numero dei parenti di Paolo Borsellino? Ha escluso me e mia sorella, sapete perché ha escluso? Mia sorella è stata esclusa. Napolitano non gli rivolge più la parola nonostante sia parlamentare, nonostante parlamentare europea, però non gli rivolge più parola perché noi quando stava, e mi chiedo perché, stava concedendo, senza che mai l'avesse chiesta, a Capodanno di qualche anno fa stava concedendo la grazia a Contrada. A Contrada, un condannato per forze esterne in associazione mafiosa, e tra Natale e Capodanno, in maniera che la stampa in quel periodo, cioè sapete, i mafiosi ammazzano ad agosto quando c'è le stragi, l'hanno fatto sempre nei mesi estivi, nel cui c'è l'attenzione dell'opinione pubblica è minore. E il Presidente della Repubblica stava concedendo la grazia a Contrada, che per la grazia non l'aveva mai chiesta, che si rifiuta di chiederla, si era rifiutato di chiederla perché dice Contrada lo Stato dovrebbe ringraziarli per quello che fa. Sì, forse quello Stato, il suo Stato, lo Stato che ha fatto la strage di Stato di Via D'Amelio, quello Stato forse dovrebbe ringraziarlo, e quello Stato l'ha ringraziato perché oggi Contrada è libero. Oggi Contrada gli è stato tolto, non era mai successo per un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato concesso non solo di essere tirato fuori dalla galera dove doveva, che era il suo posto, ma gli sono stati dati gli arresti domiciliari non a Napoli dove avrebbe dovuto scontarli, ma a casa della moglie, a Palermo, vicino a 300 metri dalla casa di mia sorella Adele. Perché gli è stato dato? Perché era in fin di vita. Dicevano, la perizia medica ha detto che Contrada gli restavano pochi giorni di vita. Contrada è stato messo in libertà, andato ad affittare a 300 metri dalla casa di mia sorella Adele, perché era in fin di vita. Mia sorella, uscendo da casa sua,
correva il rischio di vedere Coltrane. Mia sorella sapeva che cosa diceva Paolo di Coltrane, che cosa aveva detto Paolo di Coltrane a sua figlia. Aveva detto: stai attenta, non fare quel nome, perché quello è un nome che basta farlo per morire. Coltrane stava per morire, è stato messo fuori dalla galera. Mia sorella è morta di tumore l'anno scorso. Coltrane è ancora lì vivo e viene ospitato nelle televisioni, nelle stesse televisioni che non ci danno spazio, nelle stesse organi di informazione che non ci danno spazio, va nei salotti di Vespa, va nelle trasmissioni televisive. Questa è la giustizia del nostro paese. E io, ripeto, è per questo che avevo perso la speranza, vedendo come vanno le cose in questo paese. Ma la speranza l'ho riacquistata, perché, ripeto, l'avevo perso, perché la mia era una speranza egoistica, di conoscere io la verità, di vedere io la verità giudiziaria. Oggi la speranza l'ho riacquistata, grazie ai tanti giovani e meno giovani, ma io, scusatemi, una parte soprattutto ai giovani che sollevano in alto l'agenda rossa, perché io so che quando io non avrò più forza per parlare ci saranno quei giovani che quell'agenda rossa continueranno a sollevare, ci saranno quei giovani che continueranno a credere, a cercare verità e giustizia, ci saranno dei giovani che al mio posto, come ho fatto io nel 2009, 4 anni fa, in questa piazza, urleranno: Resistenza! 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 Grazie a tutti. Sono Serenetta del gruppo delle Agende Rosse di Roma. Difficile intervenire dopo Salvatore, però quando si fanno manifestazioni così non si può non ringraziare chi ha aiutato a portare avanti fino all'ultimo questa manifestazione. Parliamo di persone come Walter, che ci ha aiutato a trovare il service, che sta qui con noi ed è il Music Service. Parliamo di persone come quelle che stanno ancora al gazebo delle Agende Rosse, che sono sempre presenti fino all'ultimo per poter dare il più possibile l'agenda rossa in mano a tutti quelli che credono nella ricerca della verità e della giustizia. E parliamo di Fabrizio Moro, che lo ringraziamo tutti quanti perché non è potuto venire, ma ci ha detto che sta qui con noi con il suo cuore, perché è una causa a cui tiene. Parliamo soprattutto di quelli del nostro servizio d'ordine, di Francisco, e di chi ha tenuto la videocamera fino adesso, quindi...